Dormerella. C'era una volta, in una terra lontana, un piccolo regno. Il piccolo regno aveva una piccola capanna dove viveva un povero vecchio e la sua gemma più bella. Sua figlia aveva la pelle più liscia di tutte e le labbra rosso ciliegia. Era amata da tutti gli animali e gli uccelli. La stessa principessa del regno cercava di diventare come la bella fanciulla, ma ogni giorno falliva. E non è tutto. Anche il bel principe, che era venuto a sposare la principessa, l'aveva notata e, dopo essersene innamorato perdutamente a prima vista, aveva sposato la fanciulla al posto della principessa. E con grande agonia della principessa, la fanciulla e il principe si sposarono nella terra magica con creature magiche intorno e vissero felici e contenti. Ora veniamo alla storia. In una città non lontana viveva una giovane donna in una casa non tanto povera. Ed era bellissima. Voglio dire che lo sarà una volta che avrà fatto una doccia e per questo dovrà... Sveglia! Eh? Cos'è stato? Oh, perché devo sempre svegliarmi nel mezzo dei miei sogni? Non credo che tu possa dire così, visto che dormi sempre. C'è un motivo se i tuoi amici ti chiamano Dormerella. Proprio così, questa storia è di Carol, la nostra Dormerella. Dormerella era una ragazza che aveva solo due passioni nella vita: dormire e sognare. Carol, svegliati! Hai appena fatto il bagno? Oh, mamma, sono altri 5 minuti. Era il sogno di Dormerella incontrare il suo principe azzurro e sposarlo. Tutto quello a cui poteva pensare era il lieto fine che la sua vita meritava. Ma lei non faceva altro che pensare. Era così innamorata del principe dei suoi sogni che voleva sempre incontrarlo nei suoi sogni. La si poteva trovare a sognare alle feste, alle gite. E anche... Carol, svegliati! Cosa c'è che non va con te? I genitori parlarono tante volte dei problemi di sonno di Dormerella con diversi medici, ma ogni volta c'era solo una risposta. Lei è solo pigra. Non erano solo i genitori di Carol a preoccuparsi di quanto dormisse. Carol era famosa per le sue abitudini in tutta la città. Ciao Dormerella, spero tu non sia sonnambula. Oh, certo che lo sono. Quindi me ne andrò senza pagarti e tu non potrai farci niente, visto che, sai, stavo solo camminando nel sonno. Gli abitanti della città cercavano di prenderla in giro, ma Dormerella era sempre un passo avanti a loro. Un giorno, mentre Dormerella si stava occupando di alcune faccende, le sue amiche passarono di lì. Ciao Dormerella, c'è un ballo a palazzo. Forse lì incontrerai il tuo principe azzurro. E se rimarrai sveglia per un po' di tempo, forse riuscirai davvero a vederlo. Oh, un ballo? Mi piacerebbe molto andarci. Tutto era deciso. Carol comprò l'abito più bello da un negozio chiamato La Madre degli Abiti Magici ed era tutta pronta per andare al ballo. Oh, signor Ratatouille, questa carrozza sembra una zucca. Oh sì, questa è stata costruita da un artigiano intelligente. Dobbiamo tornare prima di mezzanotte. Oh, è perché questa carrozza si trasformerà in una zucca. Oh, tu e le tue favole. Dobbiamo tornare perché non vogliamo che ti addormenti nel castello del principe. Sì, certo. Ciao mamma, ciao papà. Una volta al palazzo. Siamo arrivati. Farò alcune commissioni in giro e verrò a prenderti verso le 12:15. Va bene? Oh, va bene. Divertiti, cara. Ho sentito che il palazzo è splendido. Un soffitto alto e pieno di luci splendenti. E anche il principe è davvero incredibile. Dicono che sia il più bello, gentile e abile gentiluomo. Ora ti lascio. Buon divertimento. Dormerella rimase così sbalordita nel sentire parlare del palazzo che subito le venne voglia di vederlo nei suoi sogni. Un pisolino di 5 minuti non farà male a nessuno. Dormerella si addormentò sui comodi e morbidi cuscini della carrozza,
ma al contrario di quello che aveva sperato, non poté svegliarsi in 5 minuti. Il ballo al palazzo iniziò e il principe, insieme alle amiche di Dormerella, si divertì molto. La magia che Dormerella stava sognando stava accadendo realmente all'interno del castello. Se solo fosse rimasta nel mondo reale invece che in quello dei sogni. Cos'è successo? Dormerella, finalmente ti sei svegliata. Dobbiamo andarcene ora. Il principe ha scelto come moglie la fanciulla di Hopkins. Oh, era bellissima! Mentre Dormerella aveva sposato il principe nei suoi sogni, il principe aveva scelto qualcuno del mondo reale. Dormerella aveva il cuore spezzato, ma non disse nulla e rimase ferma nella carrozza mentre tutti se ne andavano. Non ho visto lo splendido palazzo e non ho incontrato il principe. Dormerella stava cominciando a capire il problema. Solo allora... Cos'è questa musica? Oh, wow! Mi gira la testa! Il signor Ratatouille e tutte le ragazze che viaggiavano nelle diverse carrozze si stavano lentamente addormentando mentre Dormerella si guardava intorno. Ora era l'unica ad essere sveglia. Aprì leggermente la porta della sua carrozza e sentì delle voci. Tutti dormono! Presto, prendiamo tutti i gioielli e scappiamo! Dormerella contò 2 ladri che avevano usato una musica ipnotica per addormentare tutti in modo da poter rubare dalle carrozze. No, devo fare qualcosa! Dormerella sapeva benissimo che non sarebbe stata in grado di fermare i ladri, visto che erano in 2 e probabilmente avevano delle armi. Si fece furba e prese le tende dalle finestre della carrozza e se le mise addosso. Spaventoso! I ladri si voltarono e videro una figura incappucciata sulla cima della zucca. Io sono lo spirito di questa foresta! Come osate rubare in casa mia? Non sono stato io! È stato lui! Ci dispiace! Perdonaci! Tutte le ragazze e i loro autisti, compreso il signor Ratatouille, si svegliarono di soprassalto quando sentirono le urla dei ladri. Scesero tutti e si riunirono vicino a Dormerella. E il signor Ratatouille catturò i ladri. Dormerella spiegò loro cosa era successo. E tutti applaudirono per il suo coraggio. Evviva! Brava Dormerella! Grazie Dormerella! Bene, alla fine tutto il tuo sonno ha dato i suoi frutti. Il tuo sonno ci ha salvato. Probabilmente stavi dormendo e non hai nemmeno sentito la musica, giusto? Meriti un premio per il tuo coraggio, bambina mia. Non sono io a meritare un premio. Anzi, il mio sonno ci avrebbe messo tutti nei guai e ci avrebbe fatti derubare. So perché sono riuscita a salvarvi tutti e la persona giusta sarà sicuramente premiata. La mattina dopo, tutta la città venne a sapere quello che era successo. Carol fu chiamata a palazzo e il re in persona si complimentò con lei per il suo coraggio. Mi riempie il cuore di orgoglio sapere quanto sono coraggiose le donne del mio regno. Abbiamo finalmente catturato i ladri che saccheggiavano le nostre carrozze, tutto grazie a te. Lo apprezzo, vostra maestà, ma insieme al coraggio anche l'intelligenza deve essere premiata, non siete d'accordo? La ragione per cui non mi sono addormentata insieme agli altri è che la mia carrozza è stata costruita in modo speciale, che ha reso impossibile che la musica mi raggiungesse. Sono riuscita solo a sentire i sussurri dei ladri quando ho aperto la porta della carrozza. Non ho sentito la musica ipnotica. Tutti a palazzo furono piacevolmente sorpresi. È geniale! Chi ha costruito quella carrozza? Quando Armitage l'artigiano entrò nel palazzo, Carol lo vide per la prima volta. Ma era già innamorata della sua intelligenza. E anche Armitage era ansioso di incontrare la coraggiosa fanciulla che da sola aveva sconfitto 2 ladri. La signorina Carol era dota di buon cuore, vostra maestà. È stato davvero il suo coraggio a salvarci tutti. Tutti nel palazzo applaudirono ad Armitage e Carol e entrambi furono premiati dal re. Ma il premio più grande per Dormerella era che aveva finalmente incontrato il suo principe. E la loro storia d'amore era appena iniziata. Carol non era più Dormerella, perché aveva capito che la vera favola non accade nei sogni, ma quando si svegli. Col tempo, Carol e Armitage si innamorarono e si sposarono.
e vissero felici e contenti.